Vista una vittoria importante figlia del cuore di una partita tatticamente molto preparata molto bene. La vittoria, al di là di come l'abbiamo preparata, che per l'applicazione che ci hanno messo i ragazzi, insomma, ma fino adesso hanno sempre dato tutto, quindi sono soddisfatto. Al di là del risultato di oggi, sono soddisfatto perché li vedo lavorare tutta la settimana e stanno mettendo tutto quello che hanno. Quindi la prima soddisfazione è questa: siamo stati bravi, siamo stati efficaci. Forse potevamo sfruttare meglio qualche situazione sulle ripartenze, che sapevamo che potevano concederci qualcosa tenendo questa linea molto alta. Però insomma, è proprio guardare il pelo nell'uovo. Oggi la squadra, ma come oggi, come sempre, non mi avete mai sentito lamentarmi per quanto riguarda l'impegno e le prestazioni. Poi ci sta di vincere, di perdere, di pareggiare, ma al di là del risultato, sono contento per come la squadra sta lavorando. Sì, anche perché cioè, a livello di interpretazioni ci sono state delle risposte da chi, per esempio, come Vitiello, si è trovato a prendere una posizione per la quale ha visto per la prima volta, anche Rizzotto capitato. Sì, ma di là che i giocatori ormai li conosciamo, sappiamo dove possono rendere, loro in queste combinazioni centrali erano molto bravi e ho pensato a Vitiello perché come caratteristiche, se devo giocare con una linea 3, preferisco avere più quasi un centrocampista in quella zona che un difensore, quindi la scelta è caduta su di lui perché secondo me aveva le caratteristiche per farlo, è stato bravo, l'ha fatto, si è applicato, ma al di là del singolo tutti hanno risposto bene, anche chi magari è entrato, insomma, tutti bene, e andiamo avanti così. Mister, per realizzare un'ottima prestazione che sul fatto mai messo in discussione, ma è questo proprio il Perugia che lei si attendeva? Perché Perugia ha visto oggi a Catanzaro, non è che poi è stata quella squadra che ha brillato. Adesso parlare del Perugia non mi sembra opportuno No, dal per punto di poi arrivare al vista. Io parlo del risultato. Catanzaro, il Catanzaro ha fatto la gara che voleva fare, e poi il Perugia lo analizzerà il suo allenatore di come ha fatto, come non ha fatto. Non mi interessa quello che abbiamo fatto noi. Come ho detto in settimana ai ragazzi, mi interessa quello, come si applicano, come cercano di. Cerchiamo di vincere le partite, non sicuramente di fare altri risultati. Poi ci sono momenti che la squadra, sotto l'aspetto mentale e fisico, sta meglio, sta peggio, però cerchiamo di sfruttare, se la parola è anche giusta, al massimo le qualità e le caratteristiche dei nostri giocatori. Poi analizzare la partita del Perugia, se è stata buona o meno buona, non è compito mio, perché tante volte c'è l'avversario e bisogna vedere il limite, se è un limite di uno o dell'altro. Ok, arrivederci.